Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Serena di Ciak Azione ed eccomi qui di nuovo con voi per la recensione di un nuovo film. Il film in questione è The Whale, come protagonista Brendan Fraser. Tutti quanti ricorderanno che l'attore è diventato famoso per il film La Mummia. Poi non l'abbiamo visto per tanti anni e l'abbiamo rivisto in questi giorni, insomma, quest'anno con l'uscita di questo meraviglioso film. Prima di tutto voglio dirvi, andatelo a vedere, assolutamente. Se vi capita, spendetele quei 5, 6, 7, 8 euro per il cinema, ma andate assolutamente a vederlo. È un film che ti tocca dentro. E per chi, come me, e non mi vergogno a dirlo, ha problemi con il cibo, è molto toccante e fa riflettere. Ma fa riflettere, penso e spero, anche tutte quelle persone che sono un po' grassofobiche. In molti si sono chiesti se questo film, questa pellicola, fosse autobiografica dal regista Darren Aronofsky, nonché regista del film Madre e del famosissimo film Il Cigno Nero, oppure di una storia vera. La risposta è no. Il regista, in una recente intervista, comunque ha dichiarato che con il protagonista ha molte cose in comune: il fatto di aver lottato anche lui contro l'obesità come Brendan Fraser, il fatto che abbia vissuto a Moscow in Idaho, negli Stati Uniti, e il fatto che sia professore universitario. Quindi possiamo dire che non è totalmente autobiografico, ma diciamo che sta a metà e metà. Un'altra domanda che tutti quelli che hanno visto il film, ma anche solo delle piccole immagini, il trailer, scusatemi, se Brendan Fraser si fosse veramente ingrassato così tanto, abbia preso tutto questo peso negli ultimi anni. Anche qui la risposta è no. Brendan, anche lui in una recente intervista, ha dichiarato che negli anni passati ha molto sofferto a causa dell'obesità, ha preso molti chili, non riusciva ad uscirne fuori, aveva questo rapporto strano con il cibo, però non è mai arrivato a quei 270 kg che indicano il peso del protagonista di questo film. Allora, la pellicola parla di questo professore universitario che, essendosi ingrassato fino ad arrivare a più o meno 250-270 kg, passa le sue giornate a casa. Fa lezione ai suoi studenti tramite Zoom, però con il viso oscurato praticamente, senza telecamera, solo con la voce. Quindi anche gli stessi studenti non hanno mai visto il volto di questo professore. Tutto il film si racchiude letteralmente in una stanza, la sala del protagonista del film. E ci sono semplicemente cinque attori in questo film, che sono il protagonista, che è Brendan Fraser, come abbiamo detto, l'ex moglie, che è Samantha Morton, la migliore amica e nonché sua infermiera, che è Ong Chau, che se non sbaglio ha fatto ultimamente il film The Menu. Poi c'è il ragazzo, diciamo che è un ragazzo che va portando la parola di Dio nelle case, che in qualche modo cerca di aiutarlo, non ad uscire da questa situazione, ma a capire che magari da questa sua situazione, credendo in Dio, può venire qualcosa di buono. Il nuovo attore Ty Simpkins, se non sbaglio, anche qui il cognome è difficile, quindi lasciatemelo pronunciare così. E, se non sbaglio, ha fatto Jurassic World ultimamente. E poi abbiamo, vabbè, un pizzaiolo di cui però non sappiamo nemmeno il nome e che appare letteralmente in una scena. O meglio, dopo vi spiegherò, durante il film sentiamo solo la voce finché non vediamo la sua faccia solo in una scena. Parlando dei protagonisti, vi ho appena detto che c'è una ragazzina, figlia del protagonista, ed è interpretata da Sadie Sink, la ragazza, per intenderci, la ragazzina rossa di Stranger Things.
Credo che tutti quanti l'abbiamo adorata in Stranger Things. Devo dire che qui ha fatto davvero un gran lavoro. Mi è piaciuta tantissimo e mi è piaciuta anche, diciamo, la maturità con cui ha affrontato questo tipo di personaggio molto diverso da quello di Stranger Things. Lei infatti fa la figlia di quest'uomo che, nonostante fosse stata abbandonata all'età di 8 anni, c'è da una parte il fatto che odi il padre e dall'altra parte invece il fatto che in un certo senso gli vuole ancora bene e vuole aiutarlo, ma comunque non riesce a dimostrarlo. Quante volte ci è capitato nella nostra vita che siano i genitori, nonni, zii, fratelli, cugini, che comunque qualcuno ci abbia ferito? O magari amici, marito, fidanzato, moglie, però poi dentro di noi c'è sempre quella cosa, quel sentimento contrastante. Ci devo far pace, lo voglio aiutare o devo odiarlo? Ovviamente le persone sono tutte diverse e ognuno decide poi quello che fare. In questo caso mi è piaciuto il fatto che lei finalmente, dopo tanti anni, quasi all'arrivo della morte del padre, riesce comunque a perdonarlo. Nonostante per tutto il film ha questo carattere forte, dove sembra che non gli interessi niente, che sembra che il padre lo vuole solo sfruttare in qualche modo, però non è così. Non è così. E questo mi è piaciuto perché è vero che ci sono tanti genitori cattivi, è vero che i genitori sbagliano, però c'è sempre qualcosa di recuperabile tra genitore e figli. L'altro personaggio invece che mi è molto piaciuto è Hong Chao, che ha interpretato la migliore amica, nonché infermiera del protagonista. E mi è piaciuta perché lei è dura, vuole che lui viva, però poi anche lei alla fine si arrende al volere dell'uomo. Purtroppo in alcune situazioni alcune persone non possono essere aiutate. Per quanto noi ci sforziamo ad aiutarle, non ci riusciamo. E quindi alla fine, purtroppo sembra brutto a dire, ma ci dobbiamo arrendere alle loro volontà. È questo che alla fine del film fa lei. Ed è questo, credo, anche uno dei significati più importanti di questo film. In questo caso parliamo di un'obesità molto grave, quindi vediamo il fatto di quest'uomo continui a mangiare, a mangiare, a mangiare, a mangiare senza fermarsi. E dall'altra parte vediamo il fatto che qualcuno vuole aiutarli, ma non c'è verso comunque di fargli cambiare idea in alcun modo. Penso che tutti quanti siamo passati situazioni simili a questa. Non parlo dell'obesità, ma dal fatto di rimpiangere di non aver aiutato qualcuno abbastanza. È capitato a me, è capitato alle persone che conosco. L'unica cosa che posso dirvi è che anche penso il film voglia dirvi, come ho detto prima, provarci va bene, ma ad un certo punto dobbiamo solo arrenderci alla volontà degli altri e stargli accanto il più possibile. Ed è questo che ha fatto Hong Chao interpretando questa infermiera e amica in questo film. Arriviamo adesso al protagonista principale di questo film, ovvero Brendan Fraser, che ancora non vi avevo detto, nel film si chiama Charlie. Charlie, come ho detto prima, è un professore universitario che fa lezioni online, ma che non si fa mai vedere dai suoi studenti. Perché? Perché è un uomo di 270 kg, quindi vive nel suo appartamento, resta lì ogni giorno della sua vita, mangia e non fa nient'altro. La domanda è: perché si arriva a questo punto? Perché il protagonista di questo film è arrivato a questo punto fino a pesare così tanto e a rischiare la sua vita? Non stiamo nella testa delle persone e questo film ce ne dà la prova, però ci fa capire un po' quello che insomma, che è successo a lui. Lui era sposato.
quando la figlia aveva 8 anni, lascia la famiglia per un suo studente, si innamora, quindi finalmente esce libero, permettetemi, da quella gabbia che è l'eterosessualità, nel senso che ci sono molte persone gay o bisessuali che magari, beh, diciamo gay, che si sposano per dare le belle apparenze, però in fondo poi non amano la persona che hanno accanto e quindi cercano il vero amore. In questo caso Charlie l'aveva trovato. Però la storia del fidanzato era un po' travagliata per quanto riguarda la famiglia, quindi anche lui va in depressione e alla fine decide di togliersi la vita. Nel momento in cui lui perde l'amore della sua vita, non riesce più ad andare avanti. E quindi, invece di compiere un atto, diciamo, secco, come può essere il suicidio, decide di rovinarsi. Molti dicono rovinarsi con le proprie mani, poi non credo sia una frase giusta questa, però di iniziare a mangiare, a mangiare, a mangiare fino a morire. Lui è consapevole della sua situazione perché poi tutte le persone quando hanno un problema sono consapevoli, però non è mai facile fare il passo successivo, non è mai facile decidere. No, ok, adesso basta. E lui purtroppo non ci è riuscito. Però, nonostante tutto, ha cercato di riaprire, tra virgolette, i contatti con la figlia. E l'ultima scena, che non ve la voglio spoilerare, ma perché voglio vedere il film, anche se vi ho spoilerato quasi tutto in realtà. L'ultima scena del film è tra la figlia e lui ed è molto 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 bella. Ho cercato di non, dico la verità, ho cercato di non piangere fino alla fine, però poi gli ultimi 5 minuti sono scoppiata, singhiozzavo. Ripeto, io vi consiglio semplicemente di vederlo. Finalmente un film che parla di questo argomento. Perché certo, li vediamo in televisione questo tipo di persone che vanno al medico, che vogliono dimagrire, che si operano, poi alcuni non ce la fanno, alcuni sì, però non vediamo mai queste persone attraverso i propri sentimenti. Ed è questo che questo film ci vuole far capire. Come si è arrivati a quel punto? Perché queste persone poi, una volta arrivate a quel punto, si lasciano andare fino a morire e soprattutto perché si vergognano di loro stessi, perché si pensano che abbiano fallito nella vita, perché pensano che, e scusatemi il linguaggio, ma purtroppo è così, fanno schifo agli altri. Ci sono tante domande, perché, 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 perché? Non abbiamo una risposta sicuramente. L'unica cosa che io vi consiglio personalmente, oltre di andare per l'ennesima volta, ve lo dico, di andare a vedere il film al cinema, ma di essere un po' più empatici verso alcuni tipi di persone, che siano grassi, magri, obesi, che siano anoressici, che siano depressi, qualsiasi cosa, siate empatici, non sapete. Quando incontrate una persona, quello che c'è dentro quella persona e niente, questo è il mio consiglio e ancora una volta andare a vedere del film e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!